Siamo al Teatro della Compagnia in via Cavour a Firenze, uno splendido ambiente da poco elaborato, dove anche il personale ci ha fatto un'accoglienza straordinaria. L'onore e il piacere di avere con noi Germano Pacelli. Germano Pacelli che racconta in questo film, grazie al regista Samuele Rossi, biografia di una moglie. È sempre bello ricordare un amore. Germano, che cosa ha provato quando Samuele Rossi, il regista di questo film, le ha proposto di raccontare la biografia del suo amore, del suo amore con sua moglie? Io credo che sia importante, perché erano altri tempi di quelli di ora, no? Io e mia moglie, Liliana, siamo stati almeno un paio d'anni anche più amici, no? Ma a quei tempi l'amicizia era una cosa sicuramente sacra, la paura di perderti, si andava per i fiumi, per i boschi, ma non mai nemmeno toccare, mai nemmeno alludere a qualche cosa. Naturalmente 20 anni sono 20 anni, no? E a un certo punto si è scappato il primo bacio, si può dire, era un giorno, ma lei l'ha accettato senza tante storie, forse l'aspettava anche da prima, non lo so, sono sentimenti che con le parole, a dirle con le parole diventano contrari, problemi. No? Una cosa importante di dire da parte della Negliana, è morta, ha avuto un male piuttosto grave, demenza senile, molto peggiore dell'Alzheimer, come è stato scritto in certe cose, no? Ma io quelle cose le ho cancellate completamente. Io quando magari sono in casa solo, così che mi giro per parlare con lei, non mi pare nemmeno quando era malata. O anche di allungare il braccio, mi capita ancora di allungare il braccio nel letto, no? Ma il fatto di quando era malato, che insomma, che gli facevo tutto, perché andava fatto tutto, quello ho cancellato completamente. Io ricordo, perché è stata una donna un po' particolare, no? E io avrei avuto piacere che quel film toccasse certe cose. Le donne hanno in sé qualche cosa di... Lei è nata nel mio paese, però tutta la gioventù l'ha fatta in una borgata, Tormaraggio, che però a Roma veniva chiamata Shanghai, per dirvi che razza di borgata era, dove la gioventù la maggioranza del tempo lo passava nelle case di correzione. Però ha imparato tanto, perché si impara più in quelle borgate lì che all'università. E un esempio l'ho avuto poi dopo, quando ci siamo sposati. Quanto aveva imparato. Ci siamo sposati e l'ho portata in Cecoslovacchia. Io quando ho deciso, perché da giovani, da soli in giro per il mondo, particolarmente quei momenti di dopoguerra, subito così, sono anche pericolosi, perché io ero in una zona abbandonata dai tedeschi, perciò quando si crea un vuoto tutti si piombano addosso sopra, no? Perché la vita diventa anche pericolosa. Ha deciso di sposarmi, ma ero ormai a tanti anni che vivevo un po' selvatico, ma dice sono anche da ragazze, dice ero selvatico. Sì, che cercai due stanze, presi quello che trovai da metterci dentro, avevo un sommier più alto e uno più basso, li accostai come letta matrimoniale, no? Avevo dei piatti d'alluminio, bicchieri altrettanto, e si arrivò su in Cecoslovacchia il sabato, la domenica, non ricordo. Io il lunedì andai al lavoro, quando tornai la trovai ammobiliata la casa, no? Ma lì è la solidarietà. Il cieco e l'italiano non c'hanno niente in comune, però le altre donne, io non me l'ha detto, ma penso,
Lei sicuramente sgomenta avrà aperto la porta e fatto vedere alle altre donne in che stato si trovava questa sposina. E loro erano lì seduti. Quando i tedeschi abbandonarono quelli compromessi, perché ce ne erano rimasti tanti, quelli compromessi avevano dovuto abbandonare tutto, no? La roba era stata raccolta e messa nei magazzini. Chi aveva bisogno non andava a prendere la fila. Ci serviva, ad esempio, con permesso delle autorità. E sicuramente per quelle donne, vedendo la casa della principessa che arrivava, quel genere lì, loro capirono che cosa aveva bisogno. La portarono lì. C'ho delle cose che ce l'ho ancora, no? Per dire. Dei ricordi, Sì, non per ricordo, anche perché mi fanno comodo. Non c'è per ricordo. E dicevo, se non ci fosse stata la guerra del vostro amore? No, quello che quando si prende una strada si dice se era andato di là, quello sarebbe successo non si può sapere. Si vive, si ricorda e si può giudicare e si può quello che si è vissuto. Certo. Il resto è un sogno. Il resto non è un sogno. A volte si dice se, non si può dire niente di se. Dopo il se non c'è altro, no? Qual era? Noi ci siamo conosciuti perché lei è venuta nel 39-40, non so, poi è scoppiata la guerra un po' prima perché c'era lavoro. Una zia mandò a chiamare la sua mamma che venisse su, perché da noi c'era lavoro, c'era una fabbrica di munizioni, con la guerra di munizioni. E la mamma invece mandò lei e una sorellina di 6 anni. L'Andriana faceva 12 ore in fabbrica e poi doveva stare dietro la sorellina. Di giorno gliela guardava una signora lì accanto, no? Per dire. E l'università di Shanghai gli era servita anche per quello. Lì tu impari davvero a vivere. Davvero. No? Ma per dire. Dice veramente una grande realtà, l'università. No, lì tu impari a vivere. Sì, ma io la strada. Non so se è per merito suo o per te, ma ho frequentato tanto quegli ambienti lì e mi ci sono sempre trovato bene. Li ho frequentati a Torino, li ho frequentati a Brescia. Mi ci sono sempre trovato bene, a me non mi hanno mai portato via un centesimo e sono sempre stato accolto bene da loro, da tutti. E ci hanno un'anima, che nemmeno uno che vive fuori nemmeno se ne immagina che hanno la gente di quegli ambienti. Anche dove era l'Andriana, per andare in città, per andare dentro Roma, si prestavano le scarpe uno con l'altro. No, lì, nella difficoltà lì fioriva la solidarietà. Lì era, ma c'era una solidarietà. D'altra parte c'era un raduno, nessuno li voleva, dovevano ben vivere. Non si può, io non mi sento di condannarli, quei ragazzi che poi tanto erano in casa di correzione. Nessuno li accoglieva. Lei ha avuto fortuna che è andata quando è andata, ha trovato uno. L'ha anche assicurata, aveva 12 anni, faceva la ragazzina di commissione, okay. E aveva la fiducia, anche se a Shanghai aveva la fiducia, perché la mandarono a fare anche alla porta a fare i valli, non si che non erano, avevano, era sentivano ragazza. La responsabilità, ma erano bimbe perché 12 anni. Nobile d'animo. Ma quando siamo arrivati, dopo quando siamo stati in Cecoslovacchia, una cosa anche che a me ha fatto tanto piacere e ha avuto anche dei riconoscimenti perché mi vengono ancora a trovare, anche se lei non c'è più. In Cecoslovacchia era la sorella, perché c'era tanti italiani che avevano dovuto fuggire dall'Italia e erano là rifugiati, come perché purtroppo la guerra era finita. Era finita per chi l'aveva firmata, per chi aveva firmato la dichiarazione, chi l'aveva firmata per lei, ma chi l'aveva subita, la guerra, per me non era ancora finita.
per me non è ancora finita la guerra. Cioè, sono dei momenti che per me vengono mente. E lei era la sorella, veramente la sorella lì. La Negliana aveva imparato dalle altre donne, perché c'è tutti gli altri. Poi ora le comunicazioni sono... Sì, comunque, molto veloci. Si trova tutto da tutte le parti, anche dopo quei tempi no, c'erano le tradizioni del posto e avevano insegnato anche a lei a fare quei prodotti che facevano loro. E gli altri italiani venivano, mi ricordo, si faceva, lo chiamavano vino, si metteva delle bottiglie a fermentare tra le finestre, tra i due vetri delle finestre, e fermentavano, insomma questi erano... Poi c'era l'unica famiglia, c'era io e lei soli di italiani. Poi dopo c'era l'Ingo, quando è nato, no? E che venivano, trovavano anche una famiglia che loro avevano tutto abbandonato. C'era anche chi aveva 3 o 4 figlioli in Italia, no? Purtroppo... Poi dopo, quando siamo rientrati, purtroppo dopo con il fatto del piano marcia e tutto, insomma siamo un po', perché... Noi abbiamo un altro fisico, anche lì, a me, per me fa bene tutto, no, ma se, se uno ha un fisico un po' delicato, un po' più debole, certe sostanze che del mangiare non si trovavano, c'era, per dire, una volta alla cucina della fabbrica dove lavoravo, ci fanno, oggi c'è l'insalata, noi contenti, no? Un cesto di insalata dentro una bacinella d'aceto. Quando loro si ondiva con l'olio, gli veniva il vomito a loro. Costumi diversi, no? Però io porto dei buonissimi ricordi della seduta avanti, ma di tutti i posti dove sono stato. Io porto dei ricordi, dei buoni ricordi di tutti i posti dove sono stato. Ha saputo vedere il bello? No, ma... Perché il bello c'è. E anche il marchio c'è, anche in famiglia propria. Non tipo, io non voglio mettermi qui a fare, però io porto i buoni ricordi, soltanto bisogna vivere con la gente del posto. Gli ho raccontato prima, quelle donne hanno portato lei, senza, non si capivano quelle parole. Per dire, se uno chiede il pane viene da un uomo, la differenza di no? Se uno dice no vuol dire sì. Eppure quando ci si vuole capire, quelle donne avevano capito che cosa aveva bisogno questa donna, no? E l'aiutarono senza, soltanto parlandosi con gli occhi e con le mani. Sì, come può portare un cattivo ricordo di gente così? Poi erano quei periodi subito dopo guerra, pieni di entusiasmo, della fraternità, sembrava veramente una cosa, sembrava il paese delle meraviglie di Alice. Comprendi, a quei tempi lì eravamo tutti infatuati di una fratellanza nei primi momenti, certo. Così, no? Almeno noi del popolino, certo. Io, gli altri facevano magari finta, però noi con l'educazione, con gli studi che potevamo aver fatto, noi ci si credeva. La nostra cultura, la preparazione morale c'era fatta con Pascoli, con Croni, con Pietro Lori, con Ada Negri, con tutti, che tutto si risolveva, tutto diventava rosa, no? E allora ci si credeva, si era convinti di queste cose, che purtroppo erano un sogno, come dica tanti. Marx e Engels hanno scritto delle favole. Hanno scritto a tavolino si può scrivere quello che si vuole, ma bisogna vedere chi deve realizzare queste cose, l'animo, la preparazione dell'uomo. L'uomo, come si può dire, se non avesse quel desiderio di evolversi, si sarebbe ancora più all'epoca della pietra, no? E allora, però questo evolversi, uno ha bisogno di essere riconosciuto. L'amicizia è bella, l'amicizia. La simpatia è bella anche quella, però sono anche i difetti più grandi che c'è all'umanità. Perché da essere amico a diventare adulatore, e quando uno diventa adulatore è finita. Io sono stato 6 anni là,
e non era un sogno quando sono arrivato, quando sono venuto via già cominciava a avere il sopravvento le amicizie e le sinergie. Infatti si vede che fine hanno fatto tutti quei paesi. Bene. L'uomo ha bisogno che sia riconosciuto il suo valore. Sì, si può chiacchierare, si può dire siamo tutti uguali, si mangia tutti con la stessa bocca, a chiacchiere, ma c'è chi ha bisogno di altre cose, non solo di mangiare, no? La vita è... E poi, come dico, quando si vede che uno per via che sono amici gli viene fatto dei piaceri, gli viene concesso, fa carriera, e quell'altro che lavora veramente è schiacciato, la fine di quei paesi là è stata questa. Ma dopo, quando siamo ritornati, dopo io siamo tornati in Italia, poi perché il mio papà aveva fatto la salsa, aveva rifatto perché il mio maestro, sai, era stata distrutta, non si che. E c'era da pagare, di là non si poteva, da principio si poteva mandare, c'era un contratto tra l'Italia e la Cecoslovacchia per 5.000 operai che loro avrebbero con le rimesse, anziché mandare soldi, mandavano il carbone. No, era uno scambio che avevano fatto, no? E invece dopo, con la rottura al muro di, insomma, la cortina di ferro, tutto finì, non si poteva più mandare niente a casa, no? E allora il mio babbo siamo attornati, poi un po' la salute anche, come ho detto, particolarmente il bimbo, non, e anche la Neliana, detto a me, ero troppo abituato a arrangiarmi di quello che mi capitava, sia nel mangiare che tutto quanto. Ma lei, poi bene, se un fisico è un pochino più delicato, ha ancora più bisogno di vivere la vita del posto, l'aria, lassù. Tutti gli inverni venivano giù i fili del telefono per la nebbia che faceva, diventavano grossi così e si rompevano, no? L'auto per tornare a casa c'era un uomo davanti con la lanterna che gli faceva strada, no? 20-30 gradi sotto zero, dove c'era lui, era normale. E passiamo a scoprire un po' qual era il colore preferito, i fiori preferiti di sua moglie. La Neliana è il margherite. Le margherite. Poi anche, non so come si chiama, il chardon bleu. In francese chardon bleu. Sono una specie, ma non fanno il frutto, ma il fiore è una specie del carciofo, ma più piccolo, selvatico. Anche lui quando sta andando in montagna gli piaceva tanto, no? Ma il insomma lei è la margherita. Le margherite poi avevano lì davanti lì nel campo dove si alza, c'era pieno di margherite e le andava a cogliere prima che salzasse il sole, perché vanno colte prima di alzarsi il sole, no? Durano di più. E lei, le margherite, mi guardano anche a me, eh? Certo. Senta, no. Bravissima moglie, bravissima madre, e nella sua carriera di artista, di pittore, quale ruolo ha avuto negli anni? Ho detto, la Neliana, io non so come ha fatto a resistere a starmi dietro, perché avendo famiglia non dovevo comportarmi in una volta. Io, sì, una domenica si partiva tutta la famiglia insieme e si andava in montagna, ma altrimenti andavo solo. E poi anche ho fatto delle cose che non dovevo fare, no? Per esempio, io faccio tanta montagna e c'era una cosa che a me, faccio parte del Club Alpino Svizzero, io volevo fare questa cosa con tutti quanti, con tutti, con il gruppo, in montagna non si può fare tutti i grossi. E lui dice no, d'inverno non si può fare, io voglio fare l'inverno.
e un giorno alla fine partì senza dirmi niente a loro, dicendo non si doveva fare, non vero, sì, partì senza dirmi niente a nessuno e lo feci, ma non era da fare. Lo feci e riuscì a farlo proprio perché sono piccolo, leggero, il pericolo maggiore era di causare una valanga. Quando arrivai in Cina era uno spettacolo. Un'altra volta, sempre d'inverno, partì da solo per fare 4.300 metri, 300 e qualche cosa. D'inverno non sono poter a farsi da solo. Ma lei quando ha cominciato a dipingere, diciamo? Ho cominciato molto. Dopo mancava due giorni a Natale. Io facevo i turni in fabbrica, torno a casa e lei andò a fare le ultime spese di Natale per i vini, no? E quindi ci aveva un terrazzo dalla parte della casa, era largo da qui a là, poi girava su due lati, no? E giocava per vino con tutti, i giocattoli li andavano nella calana di fuori, io li riprendevo. Quella volta lì, quando feci per tornare a posto, la barriera del terrazzo cedette e io ci sono. Mi manca mettere il polmone, la milza, mi diedero l'olio santo, ma l'avevano messo proprio, ormai era andato. Invece, mi hanno messo morto tre volte, insomma. No. Ma allora? Ma perché ho fatto tanto sport. E non fumo, non ho mai preso una spornia. E vuol dire, perché anche quando cadi quella volta lì, insomma, con mezzo polmone partito, un colpo di tosse non l'ho mai avuto. No, poi anche il dottore tutte le volte mi parlava, no, questo, i buchi addosso, 11-12 volte, non lo so, tra il periodo della guerra. Ma diceva, hai cominciato in quel periodo a dipingere? No, allora non potevo più fare montagna. Ah, non poteva più fare montagna? E io, siccome dicono che con la facevo anche fotografia, no? Con la fotografia viene le cose come sono, verranno come sono, ma non come si vedano. Certo. Perché le cose si vedono secondo lo stato d'animo che uno ha. Allora avevo cominciato a fare dei disegni e un amico l'aveva visto, no? Un compagno di lavoro. E dopo l'incidente consigliò alla moglie di regalarmi i colori. Così al Natale dell'anno dopo mi regalò colori. Che Natale era? Che anno era? E allora cominciai come tutti, no? Però non ero... Insomma, a me mi è sempre piaciuta la pittura, sono sempre andato per i musei. E allora mi cominciai a copiare il Rinascimento. Per me il Rinascimento è la grammatica. Dopo uno può andare via come gli pare, però le basi sono, per me sono il Rinascimento. Cominciai a copiare, non un autore solo, bisogna copiare diversi autori. Il più possibile come sono loro. Però non conoscevo la tecnica. Rientrai in Italia. Che anno era quando cominciò? Un momento, vivo a 61 anni, ne aveva due, perché quando cadde io tornai in casa da solo, non dopo. Poi stavo male, qualcuno si svegliò, allora andai nel letto e la presi con me. Aveva due anni, era una 61. Quando è nato? Nel 1955. Ho cominciato nel 50, ma no, ma non era. 56. Ma no, ma allora non era dipingere, era fare quelle cose che ho cominciato a dipingere un po' più seriamente dopo che sono andato a Brescia. Lì ho incontrato degli amici che mi hanno fatto vedere, mi hanno insegnato un po' di tecnica, anche non guardando. Mi hanno insegnato anche a guardarlo qua, anche perché non basta dire mi garba bene, ci sono delle questioni tecniche che te lo fa piacere, no? Non è che non è soltanto il bel disegno, no? E i colori, e sono un po' la parte
un quadro che può sapere bisogna poterla guardare, non deve esserci niente che disturba, no? E allora lì cominciai, no? Cominciai a fare queste cose, le cose avevo già cominciato a fare, anzi me ne avevo portato anche una dietro, no? Ma la tecnica non c'era, non sapevo la velatura non la sapevo, non sapevo nemmeno che cosa fosse. E loro mi fecero vedere come si fa la velatura, ma è importante. Per dare la trasparenza della carne, no? Certo. La velatura. E così cominciai. Dopo la scena di morte andai in Svizzera. Lì sono andato due volte in Svizzera. Lì l'Anelliana non era la mamma di quei ragazzi più giovani, di 18 anni, perché era troppo giovane, però mi venga ancora a trovare. Per dire, a volte noi eravamo a letto, si sente suonare, si mettevano in fondo a letto a sedere, a sfogarsi, perché avevano avuto dei problemi. No? Sì, un uomo con una ragazza, con una donna, si sfoga più volentieri che con un maschio. È più comprensivo. Gli maschi hanno paura di essere preso in giro. No? No, e vogliamo, diciamo, in questo contesto, no, della sua esperienza e in questa invece società globalizzata dove tante sono le problematiche, quale messaggio lei darebbe alle future coppie? Io dico, c'è tanta strada che si può fare tutti assieme. Vedete, ho portato due di quelle scatole della memoria degli uomini. Per me la cosa più importante di tutte quelle interviste che ha fatto è le parole che una mamma dice alla figlia. La figlia era una partigiana di Cerro, no? Perché la figlia gli fa, aveva torturato uno della sua formazione, no? E gli rileverei gli occhi e la mamma gli fa da tutti come loro. La violenza? No. Non è con la violenza, che si può risolvere. È la stessa di ora, terroristi, ma quando a uno gli hanno distrutto tutta la famiglia è rimasto solo, che cosa va l'importo se muore anche lui? Quando bombardano, ma che io credo che sia quello che è più forte, dare il primo messaggio di pace. Quello che ne ha buscato tante, c'è soltanto dell'odio dentro di sé. Si dice bene, ma io fa un paragone, a volte lo dico. Quello va, si fa saltare tra qua e ne muore una decina ancora e muore anche lui. Quando bombardano una città al fossile, quanti ne muore? Quel pilota lì scende dall'aeroplano, magari c'è la moglie accanto, un bimbino, se ne vanno a prendere il gelato. Quello non è un terrorista. Non è un terrorista quello. È il percorso della violenza, sì. A chi spetta fare il primo passo di fare la pace? Io credo che, anche come ora parlo degli emigranti, di tutti questi emigranti, certo, loro sono venuti così e ci portano via il posto di lavoro. Noi siamo andati giù un po' a carro armato. Noi non siamo mica andati a occupare. Qui in Italia ce n'è 150.000. Quanti c'erano lì gli italiani e la vicina? Ma sono andati con carro armato e con fucile, con i gas assistenti, con il lanciafiamme, sono andati. E ora ci si lamenta di quelli, che quelli vengano su, magari ci vedete i bisogni che raccattano le cicche per te. Noi insieme, invece io e Germano, diciamo guardate Biografia di un amore e impariamo insieme che non ci sono altre strade che quelle dell'amore. Tutti Biografia di un amore possiamo continuare anche a dare questo messaggio a tutti coloro che vogliono anche proseguire, ai giovani, alla coppia. Ma io non credo che abbiano bisogno di messaggio, ma tutti gli uomini hanno un valore, soltanto
bisogna riconoscere anche le capacità che hanno gli uomini, perché uno è più capace di fare una cosa, uno è più capace di fare un'altra, ma tutti gli uomini sono, tutti lasciano qualcosa tutti di positivo. Sono utili. Tutti lasciano noi, qualcosa di positivo. Ognuno di noi. Vedo, io ho incontrato, ho avuto una lezione, direi che dai voglio dire, in Cecoslovacchia. Una volta c'era, c'è sempre quelli che ne sanno di più, che stanno al di là del tavolo, no? Io arrivo a ascoltare. C'era un problema da risolvere, non c'era verso di risolvere. Tutti i discorsi andavano. Si alzò uno, un siciliano, non perché era siciliano, era andato là prima della guerra, non aveva ancora imparato il cielo. In officina faceva lo spazzino. Era analfabeta perché si faceva scrivere a casa. Tre parole e il problema era risolto. Comprende? Vede, tutti gli uomini hanno. Certo. Bravissimo.